se il progetto fosse partito dal Comune di Cosenza, se l'avessimo fatto noi, sarebbe stato totalmente diverso. Quindi noi siamo stati costretti ad accettare un progetto che era già stato realizzato negli anni passati, quindi avevamo queste due possibilità: o bocciare il progetto, quindi creare un contenzioso da parte dell'impresa con la regione che sarebbe riversato sui cittadini, o cercare di migliorarlo. C'erano delle criticità legate alla sostenibilità ambientale, soprattutto che riguardavano per esempio la separazione che si creava con il progetto originario sul Viale Parco, perché il Viale Parco sarebbe diventato una barriera. Le nostre proposte sono state tese a eliminare questa barriera e invece a creare un elemento di connessione spaziale, un elemento di connessione urbana con il grande parco che andiamo a creare sul viale, che sarà un parco con aree tematiche, un giardino con le piante colorate, un giardino con le piante profumate, un giardino con gli agrumi, e una metro su un solo binario, non su due, senza i cavi, senza il pantografo, senza le barriere. Quindi ecco, stravolgiamo completamente il progetto. Questa proposta è stata accolta dalla regione e questa è quella più sostanziale. Così come abbiamo chiesto la fornitura dei pullman elettrici per fare dei collegamenti in trasversale, abbiamo chiesto la realizzazione di 6 stazioni hub per portare i pullman extraurbani fuori dalla città. Io ho sempre detto che sono a favore del sistema di trasporto pubblico urbano. Penso che in una città ormai unica, Cosenza rende unica con anche Castrolibero e le altre realtà del territorio, sia necessario avere un servizio di trasporto pubblico urbano unico. La metro, quindi il servizio di trasporto pubblico urbano che ci sarà, ci consentirà di avvicinare anche il centro storico all'università, quindi potremmo far venire qua gli studenti, i docenti, quelli che vivono, diciamo, il campus universitario, e anche quelli che lavorano o abitano a Rende e vivono a Cosenza e viceversa. Quindi ci sarà, da un punto di vista della mobilità, una grande rivoluzione in positivo.